Salve, sono il dottor Daniele Citraro, direttore tecnico del centro di radiodiagnostica della clinica Villa Pia, struttura polispecialistica privata accreditata. Il tumore del colon retto rappresenta la terza neoplasia per incidenza dopo il tumore del seno e del polmone, con maggior frequenza nella fascia di età compresa tra i 60 e i 75 anni. La mortalità per questo tipo di problematica è in calo, come si evince dagli studi epidemiologici, fondamentalmente grazie allo screening e alla diagnosi precoce. La diagnosi precoce rappresenta il cardine dell'eventuale trattamento, in quanto punta a individuare le lesioni in fase precancerosa. Poiché è noto che le lesioni in fase precancerosa, prima di diventare tumori francamente maligni, impiegano circa 5-10 anni nella progressione, diventa fondamentale appunto effettuare uno screening. Le metodiche a disposizione per questo tipo di tumore sono fondamentalmente, in termini classici, la ricerca del sangue occulto nelle feci e la colonoscopia tradizionale. Al giorno d'oggi esiste anche un'alternativa alla colonoscopia tradizionale, che consiste nella colonoscopia virtuale. Si tratta di un'indagine radiologica non invasiva che consta in acquisizioni TC fatti con il paziente in posizione prona e supina, dopo aver insufflato aria tramite un piccolo catetere che viene posizionato in ampolla rettale. Le immagini ottenute vengono poi elaborate da un software dedicato che permette di ricostruire l'intera cornice colica in 3D, riproducendo fedelmente quello che è l'immagine che ottiene l'endoscopista con la colonoscopia tradizionale. Il macchinario che abbiamo qui a disposizione è dotato di un algoritmo iterativo che permette di ridurre notevolmente la dose di radiazioni che vengono erogate per questo tipo di esami, pur mantenendo la capacità diagnostica ottimale. Le indicazioni per questo tipo di esame sono rivolte fondamentalmente a chi ha familiarità per tumori del colon in paziente con età maggiore di 50 anni, in quei pazienti che, essendo stati sottoposti a colonoscopia tradizionale, non sono stati in grado di completare l'esame per tortuosità o per presenza di stenosi patologiche, per valutazioni preoperatorie e pazienti fragili con comorbidità. La preparazione per questo esame rispecchia in modo molto similare quella che viene effettuata per la colonoscopia tradizionale, con l'aggiunta di un mezzo di contrasto che viene somministrato per via orale nel giorno precedente all'esame, che serve appunto a marcare quelli che possono essere i residui fecali rimanenti all'interno della cornice colica, in modo da distinguere da eventuali problematiche di altra natura. Grazie per l'attenzione, ci rivediamo ai prossimi video.